Buonasera a tutti, appassionati delle cronoscalate del team Chrono Factor Live. Siamo qui collegati sulla Santo Stefano Gambari per questo ottavo round valido per il campionato Virtual Montagna. In cabina di commento con me il fondatore Gianni Puntorieri. Buonasera Gianni. Buonasera a tutti, ciao Lele. Allora, se vogliamo subito andare a visualizzare a schermo i piloti che parteciperanno in questo turno B, se li vuoi citare vai Gianni. Sì, allora stasera abbiamo nelle classi regine Alessandro Melfa a bordo della sua Osella FA30 e 2M. Poi abbiamo Francesco Anzalone nel 2B 3000, Vito Plano in CM 2005, Gianluca Lamendola in gruppo E1 3000, Gianfranco Monti stessa classe, Gianni Calabrese con la sua Alfa 33 in E1 2000 e poi Valentina Fattano in E1 2000. Ah, scusa, c'è anche Gianni Vincenzo Landalago, sempre in E1 2000. Ricordiamo già che nel turno A di ieri sera c'è stata grande battaglia con i ragazzi, ci siamo veramente divertiti e speriamo di assistere a un'altra bella battaglia anche questa sera, perché ci saranno piloti del calibro di Alessandro Melfa, Vincenzo Plano, Vito Plano, scusate, poi c'è Gianni Calabrese che correrà per la classe E1 2000, poi abbiamo la Valentina Pantano, una partecipante al Trofeo Dame, e anche Vincenzo Lanzalaco, pilota di rilievo, ecco. Abbiamo Gianfranco Monti e Gianluca Lamendola. Vedremo quindi Gianni, stiamo attendendo che il direttore di gara dia il consenso all'allineamento. Sì, siamo quasi tutto pronto per partire alla prima manche di prove. Va bene, allora piccola pausa per noi, ci risentiamo a breve. Bene, mi comunicano in questo istante che è tutto pronto, si stanno quasi per allineare. Allora eccoci ritrovati per appunto questo inizio di turno B, i piloti si stanno allineando in questo momento. Vediamo Alessandro Melfa già allineato sulla linea dello start a bordo della sua FA30. Vediamo un poco cosa riesce a fare Alessandro Melfa questa sera. Alessandro Melfa, che grande atteso per un buon tempo sulla classe regina, Gianni, nonché tuo rivale fino ad oggi. Sì, Alessandro corriamo nella stessa classe, vediamo, fino ad oggi abbiamo riservato entrambe grandi battaglie. Partito in questo momento Alessandro Melfa, siamo on board camera con lui, vai Gianni, chi meglio di te può commentare questa battaglia? Sì, allora sì, si è immesso proprio adesso nel rettilineo che porta al tornante dello specchio. Ho avuto un attimo di defaianza. Piccola toccata sull'interno della curva, mi sembra. Sì, ha toccato leggermente il muretto, speriamo non si sia rotto qualche ala che gli comporta un po' di perdita di carica aerodinamico sull'anteriore. Dall'esterno sembra che la macchina sia a posto. Andiamo indietro e vediamo che cosa succede, perché Francesco Anzalone è partito, però subito mi è sembrato che ha avuto un piccolo contatto nella curva 90 gradi sinistra, dopo la S destra e sinistra. Poi arriva in questo momento al tornante dello specchio Gianni, e ci sono su questo rettilineo che affianca il cimitero, come abbiamo detto pure ieri sera, tratto piuttosto caratteristico.
forse Sì, diciamo che questo è un pezzo abbastanza difficile perché è stretto e lavoratissimo a livello di guida. penso che sia l'unico del campionato ad essere così con questa caratteristica di affiancare il cimitero. Sì. Ecco che è partito anche Vito Plano, protagonista della categoria CN 2005, della classe CN 2005, nonché rivale di Danilo Danilo Lamendola. Lavendola. Sì, esatto, Danilo Lamendola. E ricordiamo Anche che se in questo tracciato Vito lo sta pagando qualche 2 secondi, 3 o 2 secondi rispetto a Danilo. Ricordiamo che Danilo Lamendola è comunque il leader di questa classe e Vito Plano si trova comunque a dover rincorrere. È partito anche Gianluca Lamendola a bordo della Lancia Delta. Gianni, mi piace moltissimo questa sua livrea, veramente caratteristica. Benissimo il tornante dello specchio affrontato magistralmente con un leggero sovrasterzo in uscita. Spettacolare anche qui in sovrasterzo. Grandissimo Gianluca Lamendola che sembra essere veramente in palla questa sera. Bravo, bravo Gianluca. Sì, effettivamente Gianluca ha un ottimo tempo nelle prove fatto registrare, nelle prove libere. Durante la settimana ha un 3,45, che non è male. Partito anche Gianfranco Monti, quindi ci sarà battaglia fra i due con questi deltoni, Gianni. Anche lui esce Sì, Super scodando. Delta. Anche lui esce scodando dal tornante dello specchio. Ora si arriva alla S del cimitero. Vediamo come affronta questo tratto di circuito. Bene l'ingresso, bene anche l'uscita, Gianni. Sì, benissimo. Andiamo indietro perché è partito anche Gianni Calabrese. Pilota atteso per questa E1 2000, anche se comunque dai crono fatti registrare in prove non sembra poi amare molto questo tracciato. Intanto chiude Alessandro Melfa con 3:20:108 già. Ottimo tempo. Considerando che si tratta di prima manche di prova, è un tempo abbastanza discreto. Gianni Calabrese che dicevamo non sembra aver trovato grande confidenza su questo tracciato. Gianni, tu cosa ne Nonostante ciò, sì, è pilota di casa, Calabrese è in grosse difficoltà. pensi? Abbiamo anche Vincenzo Lanzalaco sul tracciato impegnato in questo momento con la Renault Clio. Attenzione perché sbaglia l'uscita e bacia il muro, quindi attenzione perché ci potrebbero essere già qualche picco e di nuovo sbaglia qui, sale sul guardrail, va leggermente fuori anche sull'esterno della curva, stava per finire in quegli alberi, Gianni. Fortunatamente è riuscito a tenerla. Partita anche Valentina Pantano. Attenzione perché ci sono bandiere gialle sul tracciato, Gianni, non sappiamo per quale motivo. Ecco, ora sono state Sto tolte. cercando di vedere quale sia stato il problema, ma non niente, abbiamo perso qualcosa. Bene, Valentina Pantano anche partita, vediamo come riesce a destreggiarsi in queste tortuose strade della Gambari. Vito Plano chiude in questo momento, Gianni con un 3:37:607. Vediamo come. È un po' altino. Vediamo la sfida dei deltoni. Il primo settore di Gianluca Lamendola 1:20:925, mentre Gianfranco Monti 1:22:04, quindi paga già un secondo e mezzo nel primo settore, mentre addirittura il settore centrale per Gianluca Lamendola è di 1:13:063, mentre Gianfranco Monti 1:16:050, in ritardo grossolano nei confronti di Gianluca. Sì, effettivamente sì. Adesso taglio in questo istante Gianluca, vediamo un attimino i tempi. Attenzione perché arriva ora Gianluca Lamendola sul traguardo con un 3:47:756. Ottimo tempo, è 2 secondi dal suo best lap. Mentre abbiamo anche Francesco Anzalone in questo momento da
seguire con un primo settore di 1.13.898 contro il miglior tempo assoluto attualmente fatto registrare da Alessandro Melfat di 1.10.536, è già altissimo in questo settore. Scusa Lele, ma Francesco Androni io lo vedo fermo ai box, sicuramente ha avuto qualche problema. Attenzione, sì, scusami, perché il cronometro me lo dava... mi continuava a segnare il primo settore. Comunque incidente anche per Gianfranco Monti, che è costretto al ritiro. Sì, infatti sono due vetture ai box, Gianfranco Monti e Francesco Androni. Bandiere gialle, scusami Gianni, bandiere gialle probabilmente per i detriti sul tracciato lasciati da questi incidenti. Ora stiamo seguendo Vincenzo Lanzalaco che si accinge ad affrontare gli ultimi tornanti di questo tracciato calabro. Ricordiamo gara di casa per alcuni piloti quali tu, io, Gianni Calabrese, Megale e via via. È tagliato in questi istanti Gianni Calabrese con 3.57.661. Attenzione perché ancora abbiamo sì, Vincenzo Lanzalaco, stiamo osservando proprio lui in questo momento. Mi sembra abbia guidato piuttosto bene questa fase, quest'ultima sì. Fase. Vincenzo è un ottimo driver, un ottimo single driver. E chiude con 3.54.866. Non si smentisce. Ultima rimasta sul tracciato, Valentina Pantano, la seguiamo con immenso piacere, visto che è la grande sfida interna che c'è nel trofeo Dame. Sì, effettivamente sì, anche se Valentina in questo tracciato si è allenata veramente pochissimo, anzi per niente si può dire, è appena entrata per la prima volta, quindi... tutto ciò che farà bene sicuro. Nel frattempo in sovraimpressione stiamo vedendo il riepilogo dei tempi con Anzalone e Monti attualmente ritirati, mentre Valentina Pantano giungerà al traguardo a breve. Torniamo sul tracciato in cronaca. Valentina Pantano attualmente il suo crono è sui 3.55 in questo tratto del tracciato. Sì, è un crono piuttosto alto, già lo sappiamo, però la sfida interna nel trofeo Dame interna del trofeo Dame ogni decimo potrebbe essere fondamentale. Sì, effettivamente sì, adesso sta giungendo sul tornante della Rai, bene affrontato discretamente, vediamo un poco cosa riesce a fare Valentina in queste ultime tornate. Sì, in questo momento arriva sull'ultimo tornante, arriva sul traguardo con un 4.29.655 per Valentino. Benissimo, bravo, complimenti. Andiamo a fare il rapido riepilogo dopo questa prima manche di prove. Primo Alessandro Melfa, secondo Vito Plano in questo turno B, Gianluca Lamendola a seguire, poi Vincenzo Lanzalaco, Gianni Calabrese, Vale Pantano, Francesco Anzalone e Gianfranco Monti che non hanno fatto registrare un tempo. Bene, la prima manche di prove si conclude qui. A tra poco per la seconda manche di prove. Restate con noi. No. Bene, rieccoci, tutto pronto? Sì, siamo di nuovo qui in diretta per questa seconda manche di prove. Gianni, secondo te cosa ci possiamo aspettare da Alessandro Melfa, in particolare nella sfida interna tra Vito e l'ipotetica poi turno che andrà a svolgere Danilo?
Guarda, che dire, intanto il partito, il persistente Alessandro Meffa. Intanto voglio dire che buongiorno, signor Martino. Vito, questa prima manche non tanto mi è piaciuto, in quanto salito in cima con 7 secondi di ritardo dal suo miglior tempo, quindi, e non mi sembra che abbia sbagliato più di tanto. Forse si tratta di una decisione di questo signor driver di salire piuttosto soft in questa prima manche. Può darsi pure, può darsi pure. Intanto vediamo che Alessandro Melfa sembra voler spingere veramente forte già in queste prime fasi della seconda manche di prova. Gianni, guarda, sta guidando veramente forte. Andiamo a bordo con lui, seguiamolo per un po'. Arriva in seconda, in terza marcia, poi testa per un attimo la quarta, si scala subito in prima per affrontare questo tornante molto stretto e insidioso. Si va poi di nuovo seconda, terza, quarta, quinta, si arriva ai 50 metri, si stacca, si mette di nuovo la prima marcia e si affronta questo secondo tornante sulla destra, poi ci si lancia fino alla quarta marcia. No, questa volta utilizza la terza, questo dipende dalla configurazione del cambio. Rilevamento del primo settore, poi si lancia la vettura fino alla sesta marcia. A circa 220 km/h, poi si scala di nuovo in seconda, si affronta questo bellissimo curvone veloce, Gianni a sinistra in salita, Eh sì, spettacolare. tornate di Mannoli, bellissimo. Andiamo indietro perché è partito anche Vito Plano in questo momento. Arriva leggermente lungo, Vito Lungo, lungo. sfiora i pneumatici posti in barriera. Nel tornante veramente si è salvato di pochissimo. Vito sembra essere piuttosto abbottonato. Arriva leggermente lungo, sfiora il guardrail anche qui, ma questa volta c'è stata una piccola toccata. Andiamo indietro, Gianluca Lamendola, partito, vai Gianni. Sì, ecco, Gianluca affronta il Ponticello, il tornantino della Fontanella, così viene chiamato, che ti mette sul rettilineo che ti porta al tornante dello specchio. Vediamo un attimino, abbastanza veloce, molto pulito. Mamma Ah, mia, che bellissima uscita di scolata. potenza! Bellissimo! Bellissima Bravo, uscita di Gianluca. potenza di Gianluca Lamendola, spettacolare. Siamo ora indietro con Vincenzo Lanzalaco, che arriva qui nella solita destra-sinistra, questa anche abbastanza insidiosa. Andiamo a un bordo con lui, a Renault Clio, quarta marcia. Siamo a circa 145 km/h, 150 in questo momento, inserisce la innesta la sesta, si arriva ai 50 metri, stacca un po' lungo, forse no, riesce a chiuderla la curva, benissimo, ha staccato lungo ma è riuscito a chiudere benissimo la curva Gianni. Si è salvato sul pelo proprio. Mamma mia, grande manovra, poi si lancia di nuovo fino alla sesta marcia, poi si scala in quarta, si deve andare leggermente su con l'acceleratore per affrontare questa serie di curve sinistra-destra. Poi è errore di Vincenzo Lanzalaco che stranamente gli è saltato in prima marcia la vettura, non sappiamo se ha qualche problema al cambio. Ha sbattuto. Andiamo indietro ora con Gianni Calabresi, è sempre on board. Vai Gianni. Sì. Attenzione, scusami, Alessandro Melfa. Un tempo strepitoso, Gianni. 3:18:314, addirittura nella seconda manche cala di 2 secondi il tempo precedente. Ottimo tempo, buono. Un tempo difficile da battere, Ora siamo eh? su. Anche se io nelle prove libere ho 3:16, però considerando che in gara è difficile farlo. Ora siamo su Gianfranco Monti che si è lanciato per questo suo manche di prova. Vediamo come affronterà questo primo tornante. Mamma mia, macchina assai instabile, instaccata. Gianni, ma ha scodato parecchio instaccata il deltone di Monti. Eh sì, secondo me ha problemi con il setup E in attenzione Giappone. perché è arrivato lungo, tocca leggermente il muro. Sì, perché veramente la macchina si è mossa in modo strano in quella staccata. Sì, ha problemi di setup. Scusami, chiude Vito Plano con un 3:34:011, un tempo altissimo per Vito Plano. 3:30? 3:34:011. No, vabbè, insomma, discreto. 3:34 già cominciamo a ragionare. Mi sembra che il record in prova fosse ben sotto il 30, se non erro. Sì, per Danilo sì, però considera che è sempre una seconda manche di gol, quindi vedremo cosa ci riserverà per la gara. Partita anche Vale Pantano, inquadrata in questo momento, si trova sul rettilineo che è a fianco il cimitero, appunto.
Sì, esatto, ultima della griglia a partire, mi sembra Siamo l'ultima. ritornati un attimo su Gianfranco Monti, ma andiamo velocemente a trovare Gianluca Lamendola perché sta arrivando. Mamma mia, che scodata di Lamendola! In uscita controlla la macchina veramente con un sovrasterzo di potenza. Sta andando tutto di sovrasterzo Gianluca. Mamma mia. Veramente forte sta andando. Mamma mia, bellissimo, ci sta facendo divertire parecchio con sto deltone. Comunque ci sono. Vediamo come affronta quest'ultima tornata. Abbastanza Sì, bene. ingresso e uscita molto veloce e fa registrare un 3:48.825 Gianni, che mi sembra un tempo di tutto rispetto per questa mancia di prova. Sì, abbastanza. Vediamo Vincenzo Lanzalargo. Esattamente. Vediamo che sì, tra poco arriva. E attenzione perché Vincenzo Lanzalaco taglia forse un po' troppo. Fortunatamente è una manche di prova, quindi non ci saranno penalità, però in gara deve stare molto In attento. gara quella manovra mi sa che non è proprio consentita perché si è andato con due ruote oltre la linea bianca Gianni. E Esatto. Vincenzo Lanzalaco chiude con un 3:56.282, ma è un tempo da valutare. Non è un tempo stratosferico, considerando che Antonio Pellisano della stessa classe ha fatto registrare il record del tracciato con 3,50 se non ricordo male. Sì, esattamente, 3:50 per ora il record in gara, fatto registrare appunto ieri sera da Antonio Pellisano. Arriva in questo momento Gianni Calabrese con 3:56.195, si piazza al quarto posto provvisorio in questo turno B. Ora rimasta solo sul tracciato Valentina Pantano, mi sembra, insieme a Gianfranco Monti, che stiamo seguendo in questo momento. Vediamo come chiuderà il suo giro, la sua manche di prova. E attenzione perché anche Gianfranco, Anche attenzione Gianfranco, la perché. stessa manovra di Lanzalago. Eh sì, bisogna fare attenzione, magari sperando che i marshal, direttore di gara, diano questa segnalazione ai sim driver a fine manche. Piccolo errore di Gianfranco Monti che tocca il muretto interno all'ultimo tornante e chiude con un 3:53.042. Sbatte contro le ringhiere alla fine. Transenne. Rimane Valentina Pantano sul tracciato in questo momento. Al momento sta andando discretamente Valentina, vediamo un poco che tempo fa a registrare. Sì, vediamo che se riuscirà a migliorare il tempo della sua manche precedente. Come possiamo vedere dal riepilogo dei tempi abbiamo Alessandro Melfa attualmente in testa con 3:18.214, a seguire Vito Plano 3:34.011, Gianluca Lamendola con 3:48.825, Gianfranco Monti con 3:53.042, Gianni Calabrese 3:56.195, Vincenzo Lozzaco 3:56.282 e ancora una volta Francesco Anzalone senza tempo Gianni. Molto male, brutto segno questo per Francesco. Anche se nelle prove libere aveva fatto registrare dei tempi discreti. Attenzione perché Valentina Pantano chiude in questo momento con 4:28.091 Mi sembra che è scesa, no? Sì, Come tempo. assolutamente. Con questo breve riepilogo, come abbiamo detto, l'unico ritiratore per questa manche di prova è appunto Francesco Anzalone con la sua norma M20FC, il resto tutti i concorrenti sono giunti al traguardo e hanno concluso la propria manche di prova. Adesso è tempo di fare sul serio, si inizia la prima manche di gara. Gianni, le prove sono finite e Da questo momento non si scherza più. No, non si può più sbagliare. assolutamente Ci no. sentiamo Niente. sì a breve per la prima manche di gara.
Ed eccoci di nuovo live sul tracciato della Santo Stefano Campari per questa prima manche di gara ufficiale valida per il turno B dell'ottavo round di questo campionato virtual montagna, Gianni. Sì, esattamente. Volevo precisare, ricordare a tutti i nostri utenti che ci stanno ascoltando che ogni singola tappa viene suddivisa in quattro turni, che sarebbero turno A, turno B, turno C e turno D, e partono dalla domenica, lunedì, martedì e mercoledì. Quindi, avendo un grosso numero di iscritti, abbiamo deciso giustamente di suddividerlo in quattro tappe. Sì, e ricordiamo anche il metodo con cui viene calcolato il miglior tempo in gara, ossia si svolgeranno tre manche di gara dalle quali si estrapoleranno le due migliori e la somma dei tempi andrà appunto ad essere utilizzata ai fini della classifica finale. Esattamente. Intanto Bene. partito Alessandro Melfa per questa manche di gara, lo attendiamo con impazienza per vedere che tempi riuscirà a far registrare, anche perché, come ben detto poco nella manche precedente, Gianni, di tuo, il tuo miglior tempo era di 3,16, mentre Alessandro Melfa solo nella manche 2 di prova ha fatto registrare 3,18. Esatto, sì. Quindi attenzione, perché Lungo. lungo per Alessandro Melfa, e qui qualche cosa l'ha lasciato. Anche se era già in ritardo, guardando il tempo scorrere, era leggermente in ritardo di qualche secondo. Comunque. Ora siamo le telecamere sono su Vito Plano, altro atteso perché deve rincorrere il distacco che ha accumulato nei confronti di Danilo Lamendola in CN 2005 Gianni. Sì, esattamente. Vito è costretto a vincere più che può perché Danilo sta prendendo veramente il largo. Tanto ancora fermo Gianluca Lamendola sulla linea dello start, mentre dovrebbe essere partito Francesco Ah, Anzalone. piccola sbandata per prendere il controllo per Alessandro Merta. E qui forse la pressione si fa sentire, Gianni. Sono questi i momenti in cui la stoffa del campione deve emergere in un sim driver o in un driver Sì, è vero, l'effetto gara fa tanto. normale. Perché si sa che i colpi in canna sono quelli e non si possono permettere sbavature. Ecco perché nelle manche di gara poi alla fine si vanno a registrare dei tempi leggermente o molto superiori rispetto a quelle delle prove libere. Esattamente, sì, diciamo che solo poche volte. Non capita spesso che si facciano gli stessi tempi delle prove libere in gara. Siamo di nuovo su Alessandro Melfa, in questo momento lo seguiamo perché si trova nel ben mezzo del terzo settore, dove c'è la serie di tornanti veramente insidiosi. Gianni, è difficile Sì. perché se non si ha un setup fatto come si deve, far girare la macchina in questi tornanti è un'impresa. È un'impresa veramente. Comunque sta andando discretamente, Alessandro. Comunque Orario leggermente lungo. dal cronometro mi sembra che si attesterà sopra il 3,20 alla fine. Sì, intorno ai 3,23. Vediamo un attimino. Sì, in effetti già è in grosso ritardo Gianni. Chiude in questo momento con 3,22,275. Andiamo su Vito Plano perché anch'egli si trova nella parte centrale del terzo settore. Intanto il monitor dei tempi ci porta come miglior tempo quello di Alessandro Melfa, giustamente, visto Eh sì, che per gli altri non sarà un tempo arrivabile. No, Facciamo assolutamente no. un piccolo salto pure ai piloti di coda che si sono messi sul tracciato da poco, come Gianfranco Monti giustamente inquadrato, e poi Gianluca Lamendola, i due Deltoni al confronto Gianni. Lamendola sta andando veramente forte, sta rischiando un attimino comunque. Comunque Gianfranco Monti nel primo settore, attenzione, paga
paga troppo già nei confronti di Gianluca Lamendola, circa un secondo e due decimi. No, scusa, due secondi e due decimi. Due secondi da Gianluca? Sì, da Gianluca, esatto. Mentre scusami Gianni, perché non, ce l'eravamo perso, non sappiamo che cosa è accaduto. Ho visto che c'erano bandiere gialle, ma ora Gianni Calabrese è praticamente con la macchina seriamente danneggiata sul muso anteriore. E arriva lungo anche qui, lungo! Sta rischiando parecchio di non concludere la sua manche. Sarebbe già un brutto colpo, perché avrà tanta pressione addosso per le manche successive. Purtroppo ti devo comunicare anche il ritiro di Gianfranco Monti, incidente anche per lui. Quindi Gianfranco Monti ritirato, ora siamo su Vincenzo Lanzalago, che sta guidando veramente forte con la sua Renault Clio. Vincenzo Lanzalago ha testato con 1.24.7 nel primo settore contro l'1.26.453 di Gianni Calabrese, quindi nettamente avanti già dal primo settore, quindi probabilmente Calabrese ha avuto quel problema di incidente forse già nel primo settore. Sicuramente avrà la vettura danneggiata che non gli consente di poter viaggiare al meglio. Intanto Gianni, andiamo un attimo a vedere i piloti che hanno concluso. Francesco Anzalone con un 3.30.107, poi Vito Plano con un 3.33.749, bel tempo di Vito Plano, e Gianluca Lamendola con un 3.47.475. Hanno fatto registrare degli ottimi tempi. Anzalone ancora per questa manche, sicuramente è stata una manche conservativa, quindi cercherà di completare, di portare a casa almeno due manche e dare il colpaccio all'ultima manche. Rimaniamo su Vincenzo Lanzalago, perché mi sta veramente piacendo la sua guida. Stacca i 50 metri alle chicane, mamma mia come riesce a inserire la macchina ai 50 metri. Gianni ha rischiato non poco, Vincenzo. Bravo, è andato veramente forte. Andiamo con le telecamere dall'esterno. Su Vincenzo Lanzalago stiamo inquadrando il suo pneumatico anteriore sinistro, poi quello destro. Vediamo un attimino di spostare le telecamere, magari di fare qualche bella inquadratura. Arriva con le ruote bloccate posteriori, bellissimo come ha girato la sua vettura. Bello, sta andando veramente forte e pulito comunque. Inquadratura dall'elicottero. C'è una vettura già calabrese, speriamo non lo subisca. Inquadrato dall'elicottero in questo momento Vincenzo Lanzalago, che sfanala su Gianni Calabrese, spettacolare. Attenzione! No, questo no. Che miseria. Mamma mia, che disastro. Mi sa tanto che qui per Gianni Lanzalago gli tocca risalire. Ma qui probabilmente ci sarà anche una penalità per Gianni Calabrese in termini di punti in classifica, perché non può non averlo visto, ecco, diciamoci la verità. Questo non lo sappiamo, bisogna vederlo un attimino. Gli ha dato anche la spanalata. Gianni doveva per forza accorgersene che stava sopraggiungendo una vettura più veloce di lui. Ma ormai, anche se ormai la sua mancia era compromessa, il Gianni Calabrese, una volta che si è in quelle condizioni, bisogna controllare spesso dietro se arriva qualcuno, visto che ormai tu il tempo non lo puoi più andare a fare come lo vorresti, devi solo cercare di arrivare. Quindi tieni più un occhio su coloro che stanno sopraggiungendo piuttosto che avanti nella strada. Certo, ma comunque secondo me ha cercato, ma con quella macchina non aveva dove andare, non aveva per niente dove andare, perché non gli girava proprio. Attenzione. Quindi, perché Valentina Pantano, incidente, scusami se ti ho interrotto, va proprio all'ultimo tornante e chiude comunque Valentina Pantano con 4.33.179. Attendiamo un attimino i Marshall per la decisione che verrà presa nei confronti di Lanzalago, in questo momento inquadrato dalle telecamere. Ci dispiace veramente perché stava andando forte e non è assolutamente giusto. User left your channel. Non è assolutamente giusto che questo accada. E infatti mi sembra che Vincenzo Lanzalago gli è stata concessa la ripartenza a Vincenzo Lanzalago. E vediamo un attimino. Allora ce lo seguiremo tutto per questa manche di gara.
Innanzitutto questo è un breve riepilogo dei piloti che hanno concluso la propria manche: Alessandro Melfi, Francesco Anzalone, Pietro Pano, Lamendola, Vale Pantano, mentre Gianfranco Monti, Gianni Calabrese, ritirati. Mentre Vincenzo Lanzalaco appunto è stato riammesso ad affrontare la sua manche di gara, come credo che giusto sia, visto gli avvenimenti che si sono verificati con Gianni Calabrese. Quindi Vincenzo, sì, effettivamente è giusto così, che farlo ripartire, in quanto gli è stata ostruita la sua salita, non è colpa sua, quindi. Esatto, vediamo quindi che cosa farà registrare. Sicuramente Gianni Vincenzo potrebbe anche aver perso quel morale giusto come aveva affrontato la prima manche, perché era andato forte, anche se lo vediamo che sta affrontando queste prime tornate molto bene. No, no, anzi io credo che salirà ancora meglio. Spero vivamente per lui, perché ce lo stavamo godendo alla grande e poi quel fattaccio ci ha fatto proprio urlare al no. Però alla fine è bene quel che finisce bene, dai. Vabbè, certo. Andiamo. Diciamo, nessuno dei due hanno avuto colpa comunque, a mio parere. Sì, poi vedremo. Sono d'accordo in parte su questo, Gianni, però resto convinto del fatto che una volta che tu hai una vettura danneggiata e vuoi almeno cercare di arrivare alla fine per concludere la tua manche, un occhio spesso dietro lo si deve dare, Gianni. Sì, perché, assolutamente sì, su questo sono d'accordissimo con te. Perché si sa che ci sono altri concorrenti in gara e che possono prenderti per strada, avendo tu subito un danno rilevante alla macchina e dovendo muoverti per correre la strada piuttosto lenta. Certo, si sa sicuramente che il distacco di partenza è quello, 30 secondi, quindi se tu hai la vettura danneggiata in 7 km e mezzo di tracciato, con quel passo è normale che quello dietro ti venga a prendere. Esatto, perché i 30 secondi che intercorrono tra lo start di un sim driver e l'altro, devi considerare l'incidente, quindi in un ipotetico incidente puoi perdere anche 10, 15, 20 secondi, magari, magari ti giri, fai un testacoda e devi riprendere la strada correttamente, fai fatica perché ti sei girato in un tratto stretto, ci sono tante variabili da tenere in considerazione. Purtroppo è capitato. Comunque, sono fortunato. Magari questo, vediamo il bicchiere mezzo pieno, perché in questo momento Vincenzo Lanzalaco si godrà tutte le telecamere su di lui. Andiamo ad inquadrare in vari modi la sua vettura. Andiamo un attimino con il camera car sul cofano, Gianni. Benissimo le chicane per Vincenzo Lanzalaco. Andiamo un attimo a vedere gli intertempi. Attenzione, perché Vincenzo Lanzalaco addirittura 1.24.232 nel primo settore. Gianni è 1.13.362 nel settore centrale. Sicuramente si sta migliorando. Sì, sì, senza ombra di dubbio che questa salita, questa ulteriore salita gli avrà fatto solo del bene, basta. Quindi è come se lui in questo caso riuscisse a svolgere un ulteriore manche, cioè per lui è come se è stato un ulteriore manche di prova, più un leggero lungo toccata sul guardrail per Vincenzo Lanzalaco, ma non penso che abbia perso poi più di tanto. Arriva al penultimo tornante destro, poi tornante della Rai, giusto Gianni? Sì, della Rai, sì. Andiamo, siamo all'interno del suo abitacolo, vediamo come affronta le ultime tornate, quarta marcia, seconda. Benissimo, bene. Arriva in questo momento sul traguardo e taglia con un 3.53.908 per Vincenzo Lanzalaco. Buon tempo veramente. Andiamo a fare un breve riepilogo: Alessandro Melfi in testa con Francesco Anzalone al seguito, poi Vito Plano, Gianluca Lamendola, Vincenzo Lanzalaco, Vale Pantano, Gianfranco Monti, Gianni Calabrese. Questi sono i sim driver del prima manche di gara non classificati, Gianfranco Monti e Gianni Calabrese. Per noi una piccola pausa e torneremo a breve per la seconda manche di gara. Ok. We'll be right back.
Eccoci di nuovo, sì, stiamo solo attendendo il via da parte del direttore che ha consentito all'allineamento delle vetture. Gianni, torniamo un attimo a fare un riepilogo di quanto accaduto nella prima manche di gara. Tutti i piloti hanno concluso tranne Claudio Calabrese e Gianfranco Monti, e poi ricordiamo che si è verificato un fattaccio tra appunto Gianni Calabrese e Vincenzo Lanzalaco, concluso nel migliore dei modi alla fine, in quanto Vincenzo Lanzalaco è stato riammesso per affrontare la sua prima manche di gara. Eh sì, giustamente è stato ostruito, quindi gli toccava. Parte Alessandro Melfa, Gianni. Commentiamo questa sua prima parte di tracciato. Bene, lo vedo abbastanza veloce, pulito, Alessandro, in questa seconda fascia. Ah, è arrivato leggermente lungo, l'abbiamo rifatto. No, vabbè, però alla fine, nonostante sia arrivato leggermente lungo, è riuscito a Sì, è chiuderla riuscito a bene. tenerla, sì. Sì, ha chiuso bene il tornante. Forse può essere pure una scelta di traiettoria, arrivare leggermente lungo per poi chiudere stretto. Dipende tutto pure da come c'è il setup, com'è il suo setup e come si trova meglio, perché si sa che in queste tracciati si possono fare varie traiettorie, magari per cercare di uscire più veloce e raggiungere una velocità maggiore sul rettilineo successivo. Sì, effettivamente è giusto come anche hai detto tu. Partito anche Anzalone Francesco, ci attendiamo qualcosa di meglio da parte sua, giusto Gianni? Eh sì, in base a quello che ha fatto registrare nella settimana, durante la settimana di prove libere, Francesco ancora un po' attivo. Lo stiamo seguendo on board camera, vediamo come anche le marce che vado ad utilizzare Gianni, perché chi meglio di te potrebbe notare qualcosa che non va, vai. Francesco, al momento, in quanto riscontro cronometrico, quello che posso vedere è su di 3 secondi abbondanti. Vediamo un po' al primo settore, in Già, 3,15, sì, secondo me ma il 15. primo settore già paga parecchio nei confronti di Alessandro Melfa, Gianni. Sì, infatti, te lo dicevo. 1.09.828 per Alessandro Melfa, mentre per Francesco Anzalone 1.13.733, quindi tempo altissimo. Mi sa che c'è qualcosa che non va questa sera. Forse non ha trovato la temperatura giusta dei pneumatici, ha cambiato pressione all'ultimo, una regolazione che non doveva fare. Oh, sì, secondo me avrà cambiato qualcosa all'ultimo secondo, oppure non sappiamo, può darsi pure che sta salendo, si accontenta di arrivare e non rischiare di non entrare in classifica. In questo momento abbiamo Gianluca Lamendola inquadrato ed è il caso di seguirlo Gianni, perché prima ci ha regalato veramente spettacolo. Ma come esce derapando con questo deltone? Grandissimo Gianluca Lamendola, mamma mia, Sembra la sua macchina da una vita per ma Gianluca. veramente, oh, la guida troppo bene Gianluca, spettacolo veramente, complimenti a lui, perché anche nonostante sia una guida spettacolare riesce comunque ad essere efficace con i tempi. Sì, esattamente. Ora siamo su Vincenzo Lanzalaco, speriamo gli possa andare tutto bene questa volta. Mi sembra che Gianni Calabrese, sì, Gianni Calabrese deve partire indietro, sì. Infatti abbiamo ora sul tracciato Vito Plano, Anzalone, Alessandro Melfa dovrebbe giungere a breve sul traguardo. E chiude in questo momento Alessandro Melfa con un ottimo 3.18.351, Gianni. Tempo fotocopia. Esatto, tempo fotocopia per Alessandro Melfi. In questo momento sì, stiamo un attimo dando un'occhiata, Vale sta andando a schierarsi. In questo momento siamo su Gianfranco Monti ora, sempre a bordo del deltone. Vediamo come lo guida Gianfranco Monti, se riesce a emulare la leggermente lungo per Monti, ma riesce comunque a tenere la vettura che si era infilata con due ruote quasi sul boschetto. Sul boschetto sopra strada. Vabbè, ora siamo su Gianni Calabresi che arriva di nuovo lungo, tocca con la sua 33 sul muro esterno che delimita la corsia, la carreggiata. Gianni Calabresi ora. Gianni, veramente il panni in questo tracciato di casa, tra l'altro, ripetiamo, doveva essere
il big invece l'importante che stiamo andando male. Scusami Gianni, che voglio segnalare una cosa. Gianluca Lamendola, primo settore 1.20.575, ma Gianfranco Monti 1.20.8 non è tanto lontano. E attenzione perché Gianfranco Monti Gianfranco è ritirato. Monti ritiro. Ritiro per Gianfranco Monti mentre chiude in questo momento Vito Plano con un 3.35.229. Siamo su Gianluca Lamendola, seguiamolo per queste ultime fasi. Si vedono le fiammate dagli scarichi di questo deltone poste sulla carrozzeria laterale sotto lo sportello. Gianni, spettacolare, guarda come guida Gianluca Lamendola in derapata, grande. E attenzione, attenzione, quella fase è da rivedere perché forse non è uscito di pochissimo con l'anteriore sinistra. Quindi soltanto che è uscito con il posteriore pure. Io voglio dire che mi è sembrato che di poco è rimasto dentro la riga bianca. No, è da rivedere il replay. Quindi un compito per i Marshall, seconda manche di gara per Gianluca Lamendola che chiude in questo momento 3.48.138. Seguiamo l'Anzalago ora che sopraggiunge praticamente quasi al tornante della Rai, sì esatto, proprio al tornante della Rai in questo momento per Vincenzo Lanzalato. Ci sono bandiere gialle, scusami, ci sono bandiere gialle, Gianni, non sappiamo che cosa è successo. Qualcuno avrà toccato da qualche parte sicuramente. Torniamo su Vincenzo Lanzalato. Quindi i commissari di gara sventolano bandiere gialle. Vincenzo Lanzalato che chiude con un 3.54.407. Ai, ritiro per Valentina. Sì, infatti stavo giusto per dirlo perché l'ho vista ferma nel paddock e mi sembrava abbastanza strano che ancora fosse lì. Intanto siamo su Gianni Calabrese che è l'unico senior driver ancora sul tracciato. Attenzione perché c'è un piccolo problema per Vincenzo Lanzalato. Quindi dovremmo attendere il suo rientro affinché possiamo registrare appunto i tempi finali di questa seconda manche di gara. Gianni Calabrese che arriva al tornante della Rai. Gianni, se vuoi spiegare perché hai definito Gianni tornante della Rai. Sì, perché proprio su quel tornante ci sta un traliccio con i ripetitori della Rai, quindi si chiama il tornante della Rai. I nomi piuttosto caratteristici di questo tracciato. Comunque Gianni Calabrese chiude con un user con left un your channel. 357 957 995, anche se è piuttosto alto da come tempo rispetto al record in gara attualmente detenuto da Antonio Pellizzano sul 350 e qualche decimo. Adesso stiamo semplicemente attendendo l'eventuale rientro di user joined your channel. Se ci arriva qualche comunicazione dalla direzione gara, Gianni. Sì, stiamo attendendo il direttore che rientra, così facciamo lo screen dei tempi e dopodiché si passa alla sessione successiva per fare la terza ed ultima manche di gara. Infatti Vincenzo Lanzalaco mi sembra che sia entrato in questo momento e quindi sì, i tempi sono stati registrati. Andiamo un attimo a riepilogare quanto accaduto in questa manche. Prima Alessandro Melfa, poi Francesco Anzalone, poi Vito Plano, Gianluca Lamendola, Vincenzo Lanzalaco, Gianni Calabrese, Valentina Pantano e Gianfranco Monti senza tempo. Per noi una piccola pausa, torniamo a breve.
nuovo diretta per la terza e ultima manche di gara che si sta per svolgere e andrà a chiudere questo turno B, giusto Gianni, dell'ottava tappa valida per il campionato virtual organizzato dal team Chrono Factor Live. Sì, esattamente Alessio. I sim driver sono già schierati sulla linea dello start e attendiamo solo il via da parte del direttore di gara, che questa sera ricordiamo è Salvo Pantano, nonché ideatore anche di questo tracciato. Già. Sì, precisamente così. Grande Salvo. Parte Alessandro Melfa in questo momento. Purtroppo c'è un piccolo problema con il rilevamento cronometrico che attualmente non viene visualizzato su Alessandro Melfa. Purtroppo in diretta non è possibile in questo momento visualizzare. Vediamo un poco, magari appena supera il primo settore può darsi pure che rileva il tempo. Faccio un attimo un refresh, vediamo se si sistema la situazione, se si galvanizza. No, purtroppo nemmeno di Francesco Anzalone attualmente è disponibile. Bene, comunque al momento sembra essere a tempo Alessandro Melfa. Vediamo il primo settore che cosa fa registrare. 1.10 e qualcosa. 1.10.077 al primo settore per Alessandro Melfa, mentre il cronometro di Vitoplano funziona correttamente. Forse qualche problema con il plugin trasponder. Sicuramente. Vediamo Francesco Anzalone che affronta il tornante. Niente, Anzalone paga ancora un ritardo di 3 secondi, quasi. Nei confronti di Alessandro Melfa questa sera purtroppo sembra non essere stato all'altezza delle sue capacità che aveva dimostrato nella manche di prova Francesco Anzalone, e questo ci dispiace perché ci ha tolto una bella lotta interna tra lui. Attenzione, Melfa rischia tantissimo, mamma mia, si è salvato di pochissimo. Alessandro Melfa stava per finire a muro violentemente. Quindi anche Francesco Anzalone, la staccata del tornante di Mannoli è arrivata abbastanza forte, forte veramente. Un attimo, non era stato ripreso dalle telecamere, quindi nonostante sia arrivato così forte mi sembra l'abbia affrontato bene Gianni. Non vedo conseguenze sulla vettura, tantomeno sul cronometro. No, assolutamente no. Stiamo seguendo ora Gianluca Lamendola, primo settore per Vitoplano, 1.15.974. Andiamo a seguire Gianluca Lamendola. Onboard, lancia delta, HF integrale, terza marcia, vai Gianni. Bene, sta affrontando, ecco, il tornante di nato mezzo culo. È affrontato abbastanza bene, direi. Ma comunque stasera io voglio fare i grandissimi complimenti a Gianluca Lamendola, però pure in diretta, perché mi ha esaltato alla grande con questo del tono. Arriva veramente una guida eccezionale, spettacolare. Arriva ora al rilevamento del primo settore, lo attendiamo. Oh, è arrivato lungo per Alessandro Melfa. Vediamo, infatti ci sono bandiere gialle, ha avuto un impatto per caso Gianni? Sì, leggermente, diciamo non ha perso tanto. Però sopraggiunge in questo momento sulla linea dell'arrivo e chiude con un 13 con incidente. 13.963, comunque un buon tempo nonostante gli errori Gianni. Sì, esattamente. Vediamo Francesco Anzalone, ultime tornanti per lui. C'è in questo momento Gianfranco Monti che esce scodando anche egli dal tornante che è messo sul pezzino del cimitero. Benissimo anche. Ah, mamma mia! Gianfranco che... Monti! Errore! Sbatte! Cioè si è fatto. Sbatte contro il guardrail. Riesce a tenere miracolosamente la sua vettura e continua la sua manche senza gravi danni. Mi sembra, attenzione, altro piccolo errore! Sbatte con la posteriore destra. Forse No. Ma forse ha forato. Purtroppo sì, a convergenza sbagliata. Questo ultimo colpo gli è stato fatale, ma mi sembra che abbia una foratura sul posteriore destro, Gianni. Sì, effettivamente anche le ruote sgonfia, quindi
Non sarà un'ottima mascica. Torniamo su Gianluca Lamendola, che affronta in questo momento le chicane. Mamma mia, Gianluca, sembrava andasse ad impattare contro l'ultima chicane, ma gli è passata veramente vicino, senza conseguenze. Ma quanto sta rischiando Gianluca Lamendola? Staccatona questo tornante sinistro. Deve stare attento, perché non sappiamo, scusa ti interrompo, non sappiamo la seconda mascia se gli sarà inflitta qualche penalità. Esatto. Quindi occhio Gianluca. Mamma mia, come derapa. Anche qui ha tagliato, però si è visto abbondantemente con l'anteriore sinistra dentro la con il posteriore, sì, dentro la riga bianca. Intanto ha chiuso anche Vito Plano con un 3.44-253 e Francesco Anzalone con un 3.26-507, molto alto. Seguiamo Gianluca Lamendola alla fine della sua ultima manche. Bene, il tornante esce derapando, vediamo che tempo fa a registrare Gianluca Lamendola. 3.47-600, ottimo tempo, però è da rivedere qui Gianluca. Mi sa tanto che Gianluca questa tappa gli andrà male. Ma guarda, vedremo poi. Io dal mio punto di vista parlo sempre da quello che ho visto in diretta, non ho il replay e quindi non posso analizzare nel dettaglio, ma mi è sembrato che nella manche precedente avesse tagliato, però gli è bastato quel pelino interno per rimanere correttamente dentro il tracciato. Adesso vedremo da analizzare bene. Adesso mi è sembrato palese che sia rimasto dentro con l'anteriore sinistra, poi comunque si valuterà meglio il tutto più avanti. Siamo ora su Gianfranco Monti, che mamma mia come stacca Gianfranco. Ma Gianfranco Monti questa sera sicuramente ha dei problemi di guidabilità non indifferenti. Già ricordiamo che è reduce anche dall'impatto avvenuto poco prima più sotto, infatti ha difficoltà a girare con il suo deltone, quindi sarà un tempo un po' che lascerà un po' il tempo che trova già. Sì, io adesso sto analizzando quel tornante di Gianluca e vediamo un attimino se riusciamo a dare il tempo reale, poi giustamente sta il diretto alle camere a decidere. Grazie Gianni, grandissimo, mi fa piacere che sia andato a spulciare nel replay, così vedremo anche questo. È anche un ottimo servizio riuscire a dare live le nostre impressioni, magari aiutandoci con qualche replay. Niente, purtroppo devo comunicare che Gianluca anche in questa match ha la penalità sicuramente. Hai osservato bene con quante gomme è rimasto dentro la riga? È rimasto con una ruota, con l'anteriore sinistra, scusa, dentro e con le altre tutte fuori, quindi. E allora ci sarà penalità, mi dispiace. Questo è un dato indelebile, mi sa che pure nella manche precedente sarà penalizzato. Sicuramente sì. Peccato. Stessa manovra nella seconda manche. Peccato, perché Gianluca ha guidato veramente bene, ci ha fatto divertire ed è una cosa che ovviamente gli faremo presente durante l'intervista, se poi ci vorrà raggiungere in cabina di commento. Credo di no, perché non ha il microfono, vediamo, non sappiamo, non darsi che stasera ce l'ha. Comunque, sì, Valentina Pantano, sì, Valentina arriva ora al traguardo e riesce a chiudere anche la sua manche con un 4.25.988. Riassunto di questa manche, Gianni: Alessandro Melfa in testa ovviamente con un 3.19.963 in questa ultima manche, poi Anzalone, Vito Plano, Gianluca Lamendola, Lanzalaco Vincenzo, Gianfranco Monti, Gianni Calabrese, scusate, e Vale Pantano. Questi sono tutti i concorrenti che hanno partecipato in questo turno B del campionato Virtual Montagna. Adesso attendiamo qualcuno per i commenti a caldo, Gianni. Sì, vediamo che cosa avranno da dirci i piloti per la manche di questa sera. Sì, vediamo un attimo ora se andiamo a ripescare qualcuno. Per noi un attimino piccola pausa, ci sentiamo a breve.
Allora, in cabina di commento con me ci hanno raggiunto Francesco Anzalone. Buonasera, Francesco. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, Ciao Francesco, buonasera. Francesco, ti voglio subito dire che stasera non mi sembra che tu abbia brillato come avevi fatto dimostrare durante le prove libere. Forse, non lo so, avevamo ipotizzato qualche cambio di setup all'ultimo momento che magari non ti sei trovato. Dacci un po' la tua impressione. Sì, ho avuto comunque problemi di linea rispetto alle prove, completamente in tempi altissimi, non sono riuscito a capire come mai. Sì, infatti l'abbiamo visto un pochettino in panne. Sì, proprio già dalle prove. Tutto sommato, prima della gara era discreto, diciamo, andava quasi tutto bene. Invece già dalle prime prove, la gara completamente fuori, non lo so, non sono riuscito a guidarla completamente. Sì, l'abbiamo anche specificato in diretta che non eri proprio in forma con quello che hai fatto registrare durante la settimana. Sì, infatti è un peccato, non capisco cosa succede in gara, probabilmente la linea, non lo so, perché l'assetto era quello provato, tutto sommato 20, 53, cos'è, era un tempo che potevo fare, così invece altissimo, non, cioè proprio una cosa stranissima. Sì, Va infatti bene, non so. diciamo che nonostante tutto, dai, è andata bene, poteva andare anche peggio, va, Cioè, diciamo a poteva anche non qualcuno. arrivare, perché sono arrivato Esatto, vicino. esatto. Poi Comunque, ricordiamo che. diciamo, i miei avversari sono inavvicinabili in questo momento, faccio i complimenti sia ad Alessandro e comunque in bocca al lupo anche a te per domani. Grazie, grazie Francesco. Va bene, grazie Francesco, in definitiva. Abbiamo avuto una panoramica più chiara di quello che ti è successo questa sera. Ti ringraziamo per la partecipazione. Comunque. Grazie a voi, dovrò cambiare meccanico probabilmente. Sì, ti conviene. Mandalo a casa Buona perché. serata a tutti, Mandalo a grazie. casa che non, mi sa che non lavora molto bene. Comunque, scherziamo, dai. Grazie mille, Francesco. Ci vediamo per la prossima tappa. Grazie, Buona saluto a tutti. serata e buonanotte. Ciao Francesco. User was moved out of your channel. Bene, chi c'è raggiunti, Gianni? Buonasera, Vito Plano. Vito. Buonasera Lele, buonasera User was moved Gianni. to your channel. Ciao Vito, buonasera. Allora, Vito, un riassunto della tua mancia di User left your gara. Come channel. abbiamo evidenziato durante la diretta, sei costretto a rincorrere Danilo Lamendola perché sta prendendo il largo in campionato. Già. Quindi sei costretto, diciamo, a massimizzare le tue prestazioni e User was riuscire ad moved to your ottenere qualche channel. vittoria più frequentemente. Ci sto provando a farlo sudare un poco pure a lui. Questa sera è andata così. La prima mancia è andata bene, la seconda ho fatto poco bene, però l'ultima ho sbagliato in un tornante alla fine. User E was moved to niente. your channel. Va bene così, User sono joined your contento channel. così. Va bene, Vito, niente. Alla Ti prossima. auguriamo il meglio per il proseguo del campionato e speriamo che ci possiate regalare grandi lotti all'interno della CN 2005 perché è quello che ci aspettiamo da piloti, da team driver del vostro calibro. Certo, senza dubbio. Grazie mille ancora, ti Grazie auguriamo a voi di nuovo una ragazzi. buona serata. Ciao Vito, Ciao complimenti Gianni, ciao ancora. Ciao Lele. ciao. Buonanotte. User was moved out of your channel. Bene. Bene, chiamo Alessandro Merfa. Nonché vincitore di questo turno B. È leader provvisorio della classe regina. Buonasera Alessandro. Buonasera a tutti, ciao Lele, ciao Gianni. Ciao Alessandro. Vabbè, innanzitutto ti voglio fare i miei più sentiti complimenti, Alessandro, perché ti ho visto guidare veramente forte, anche prendendoti qualche rischio, quindi questo è, sì, come posso dire, significa che sentivi molto bene la tua vettura e di conseguenza pure i tempi che hai fatto registrare non sono per niente male per la manche di gara. Un 3.18 due volte, poi un 3.19 con qualche errorino, ci può stare alla fine. Dacci la tua impressione. Sì, assolutamente. No, diciamo che c'è stato un upgrade di tutta la postazione, quindi ora non si hanno più problemi di grafica e cose varie, quindi il vantaggio è dovuto anche a questo. Ah, Ora abbiamo installato una macchina più potente? sì. Sì, assolutamente. Ti Quindi mandiamo subito alle verifiche tecniche. va bene, va bene.
lì il capo Gianni può confermare. No, comunque, diciamo, ora i deficit che ho sono soltanto dovuti alle mie capacità, quindi ora non ho più storie. Comunque niente, dai, positivo, nel senso che mi sono allenato già da ieri, ho trovato un setup ottimale, vista stupenda, però manca l'aria di sopra, nonostante un simulatore in mezzo a quelle curve, la stradina stretta stretta è impressionante. Mamma mia, infatti dicevamo con Gianni in diretta che se non si ha un buon setup nei tornanti finali è un'impresa far girare la macchina. Sì, 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 anche, ma lì soprattutto il differenziale, infatti conta la fai scivolare. Conta tantissimo, sì, anche sì, perché sì, se il differenziale è settato male, anche in staccata, la macchina ti va dritta quando fai le scalate. Sì, 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 infatti, anche perché ci sono due tipologie di asfalto in questo tracciato, e nel tratto centrale scivolo un po' di più davanti. Invece nel tratto finale al contrario, diciamo, è molto laboriosa come pista. Esatto. Sì, c'è il primo pezzo che è abbastanza tecnico, quindi... Sì, sì, sì. Il tuo commento al riguardo è stato molto tecnico e preciso e apprezzato, perché questo significa che hai avuto molta sensibilità e non è facile riuscire ad avere questi tipi di feedback dall'asfalto con quel tipo di vetture. Beh dai, poco a poco un po' di esperienza la mettiamo su, quindi gara dopo gara scopriamo nuove cose. Però sempre l'obiettivo è arrivare davanti a Gianni, quindi quello non si schioda. Vabbè, non è difficile, dai. È l'obiettivo, è l'obiettivo di tutti, credo. Nulla è impossibile, dai, un po' di tempo in più ci arriviamo. Comunque Alessandro, ti ricordo che questa è pure il tracciato di casa di Gianni, quindi se dovessi batterlo avrebbe un valore in più. Ci ha cercato, ci ha messa tutta per restituirmi sto gancio che ha ricevuto alla Nissena a casa sua. Sì, alla Nissena ci sono stati altri problemi, comunque diciamo dai, speriamo bene. Però comunque, il bello... non sono bassissimi, però sicuramente non può salire col braccio fuori dal finestrino. No, assolutamente no, l'ho detto anche in diretta che i tempi che hai fatto registrare sono degli ottimi tempi, è difficile da fare in gara, sì, in quanto sappiamo benissimo che sono quei tre colpi contati e non ti puoi permettere di fare nessun errore, quindi sì, complimenti. Un errore per esempio al primo tornante te lo porti voi per tutta la salita, quindi è inutile. Ma oltretutto, a parte l'errore che sarebbe l'ultima fesseria, diciamo, il problema vero e proprio sarebbe non arrivare. Ah, ecco, quindi il bello è proprio questo pure, ragazzi, questo spirito competitivo nel voler, come sempre sano spirito competitivo, nel voler restituire il favore a Gianni sulla sua pista di casa. no dai, gli faccio un in bocca al lupo perché è il suo turno. Grazie Alessandro. Grazie Alessandro e complimenti a tutti. Complimenti, buona serata e buonanotte. Grazie, buonanotte a tutti. Ciao. User was moved out of your channel. Bene, abbiamo Gianni Calabrese. Esatto. Buonasera Gianni. Buonasera. Gianni, che cosa dire? Abbiamo commentato in diretta quello che si è verificato tra te e Vincenzo Lanzalaco. Se mi permetti, dal mio punto di vista è stata una cosa un po' brutta, perché essendo tu in condizioni un po' critiche con la vettura danneggiata, sapendo che ormai... Scusa Lele. Gianni, senza il microfono che c'è in ritorno. Ok. Dicevo, se tu, essendo tu con vettura danneggiata e ormai la tua mancia era compromessa, dicevamo in diretta, almeno io dicevo questo in diretta, poi Gianni in parte mi ha dato ragione, che bisogna dare molto occhio sulle vetture che possono arrivare, perché si sa che con un guaio di quel tipo qualcuno per strada ti può prendere, ed è stato, magari tu volevi anche farlo passare, ti sei allargato e sei andato lungo, poi questo ci ho pensato in un secondo momento e in questo caso hai sbattuto contro il muro e poi c'è stato l'incidente. Dacci un po' la tua impressione. In realtà io cercavo di portare un po' il tempo a casa con tutto, che avevo i problemi che c'avevo, lui mi ha abbagliato, io ho cercato di mettermi da parte, ma quando ho frenato, non avendo una ruota, ho sbattuto
sul guardrail, quello che era, mi si è girata la macchina e lui mi ha sbattuto di dietro, insomma. Non è che l'ho fatto apposta. Sì, assolutamente. Vabbè, ma è normale. Anzi, ho cercato di correre subito ai ripari, gli ho detto subito a Gianni che è una cosa che è accaduta involontariamente. Succede, sì, no? Ma assolutamente, questo tipo di manovre sono sempre involontarie. Sicuramente nessuno mette in discussione questo ragionamento. Il fatto è che mi chiedevo. Però no, dovevo fermarmi anche sotto. Il fatto è che mi chiedevo, siccome ho visto in diretta, perché era inquadrato Vincenzo Lanzalago, ho visto che ti ha sfanalato. Quindi di conseguenza pensavo, sì, sarà accorto e magari rallenterà proprio sul rettilineo per farlo passare. Invece poi ma ero già sulla curva io, se no mi sarei fermato sul rettilineo. Vabbè, comunque mi dispiace per lui, poi gli chiederò. No, vabbè, ma no, non è questo. Scusa di persona, magari ha fatto un tempo pure migliore dopo. Sì, infatti ha fatto il tempo migliore, ma era giusto per fare una panoramica e discutere un attimo dell'episodio per vedere anche il tuo punto di vista. Vabbè, lo so. Non lo so. Invece per la tua gara che cosa ci puoi dire? È andata male, guarda, ho fatto tre salite con tre assetti diversi, nessuno mai riuscì a trovare un setup adatto. Non sono bravo a mettere a punto la macchina, ci provo ma non va. Va bene, comunque ancora il campionato è lungo, siamo ancora al giro di boa, mi pare ora, sì, all'ottava tappa, siamo al giro di boa di questo campionato, quindi ancora è lunga la strada, Gianni, puoi ottenere degli ottimi risultati, anche perché sei un sim driver che quando ha l'assetto giusto per le mani lo sa guidare, ecco. Grazie, però perdere proprio nella gara di casa, cioè, non avrei vinto sicuramente, a fare questa pessima figura è stata veramente brutta. Vabbè, certo, sulla gara di casa vorrebbe uno. Vabbè, ma non è solo per te la gara di casa, la gara di casa è anche per Lele, per Antonio, quindi. Esatto. Cioè, esatto. Magari è più casa tua che sua, però. Considera che io sono di Gallico, quindi. Già, pensai è molto vicino. Molto, molto vicino. Ti ha facilitato. Ti rifarai la prossima. Gianni, ti affacci dalla finestra al momento la vedi. Sì, veramente sì. Vabbè, comunque, grazie ancora per la partecipazione, Gianni, sei stato gentilissimo. E comunque, ti facciamo i complimenti. Ci vediamo per la prossima tappa. E niente, in bocca al lupo. Comunque l'importante è divertirsi, quello non manca. Grazie, certo. A voi ragazzi, certo. Complimenti per le dirette che state facendo, sono straordinarie. Grazie Gianni. Grazie a te Gianni. Cerchiamo di fare il meglio che possiamo per il materiale che disponiamo, appunto. E vorrei ringraziare personalmente il Guido Meda delle cronostalate, Lelio Pedisano. Grazie Gianni. Ora stasera quando torno a casa mi sento questa diretta, sono curioso. Sicuramente se apprezzi il commento ti divertirai. Sì, sicuramente. Va bene, dai. Buonanotte Gianni. Buonanotte, ti do appuntamento alla prossima tappa. Buonanotte a voi e ci vediamo alla prossima. Speriamo di avere un setup buono per la prossima. Speriamo, me lo auguro per te. User was moved out of your... Bene, abbiamo ultimo sim driver, Gianfranco Monti. Buonasera Gianfranco. Buonasera a voi, ciao Gianni, ciao Lele. Allora, ciao Gianfranco. Gianni, se mi permetti partirei subito io con una domanda per Gianfranco. Allora, scusami Lele, vorrei solo precisare una cosa, sì. Gianfranco, non è detta l'ultima parola. Da buon intenditore, poche parole. Ma infatti è quello che volevo dire io. Scusami, vai Lele. Niente, Gianfranco, ti abbiamo visto guidare bene, nella guida bene, però abbiamo visto che la macchina era abbastanza instabile, specialmente in staccata. Ci sembrava molto anomala la fase di staccata della tua vettura, perché tendeva ad andare un po' a destra, un po' a sinistra. Ti andava in sovrasterzo, in frenata, che cosa è successo? Allora, il problema, diciamo che mi va un po' dritto quasi in tutte le piste, ma un problema di setup sicuramente.
Però qua diciamo che è una pista molto insidiosa, bellissima ma insidiosa. Però sono stato un po' sfortunato. Sì, certo. Ma non tutti i mali vengono per nuocere, Abbiamo eh? visto Certo. che probabilmente anche per il fatto che la macchina ti scodava parecchio e che non era proprio incollata a terra, ti abbiamo visto commettere degli errori, quali toccatina nel muro, Sì, guardrail. ma più che altro un po' sottosterzante come sempre, non sopra No, sterzante. ma Diciamo che mi. io più che altro, scusami se ti interrompo, avevo Sì, notato dimmi, dimmi. alla fine del rettilineo. Che porta alla prima vera staccata, quella dello specchio, mi pare che si chiami il tornante Gianni, quello che poi mette sul rettilineo che affianca il cimitero. Sì, In quella staccata di esattamente. quel Il primo tornante, parli, scusami, il tornante dici? sì, nel tornante, nella staccata del tornante No, di è il secondo a destra. è il secondo a Ah, destra, ok. dove poi c'è il rettilineo che affianca il cimitero. In quella staccata di quel tornante ti vedevo sempre andare a destra e a sinistra, come se la macchina tendesse più ad essere sovrasterzante che sottosterzante. Forse cercavi di correggerla in fase di Sì, frenata e ti partiva. perfetto, perfetto, era questo, sì. Peccato, perché comunque non me l'aspettavo di fare questi errori. Sì, vabbè, Errori. il tempo era distante rispetto a quello di Gianluca, però. No, ma guarda, Gianluca era imprendibile, anzi faccio i complimenti, anche se non è lui qua in commento. Però io dei tempi delle prove almeno spero per il secondo posto. Comunque ti voglio Dico. dare una comunicazione, Gianfranco, scusa Dimmi. se ti interrompo. Dimmi tutto. Dalla diretta e dai replay che ha visionato Gianni, sembra che Gianluca Lamendola sia passibile di penalità in due manche. Sì, l'ho visto pure io, perché quando ero fuori mi sono seguito in Gianluca, anche come gli altri, attenzione. E ho visto che boh, sembrava da vedere, però giustamente siete voi a valutare. Sì, assolutamente, Gianni, anche rivedendo il replay in diretta, ha confermato che purtroppo per lui è uscito con tre ruote fuori, sicuramente nella terza manche, mentre nella seconda può Sì, essere. entrambe, sia nella seconda che nella terza. No, mi dispiace per lui, però Certo, comunque diciamo. visioniamo meglio adesso con più Ovviamente, calma, ovviamente, però il 99% è così. ovviamente. Comunque guida molto bene, ha un setup perfetto. Ma Ma è infatti. veloce. Sì, assolutamente È sì. velocissimo, Quello velocissimo. che dicevo pure io in diretta mi ha esaltato parecchio questa sera. Penso che ci siamo divertiti tutti, sia io sia Sì, alla Gianni, grande. Guarda, è perché un a bel. vederlo guidare è stato uno spettacolo. Cioè, scodava con il deltone in modo controllato. Quindi era guida Bellissimo. spettacolare e allo stesso E tempo infatti. incisiva, che riusciva a fare il tempo. Peccato che ha buttato sette masci in quella curva che a mio parere, oltretutto, credo che non ha nemmeno guadagnato No, chissà che. no, Comunque, assolutamente non ha. è sempre una penalità comunque, se tu vai. Scusatemi se vi interrompo, in quel tornante, anche se tu tagli, non guadagni, anzi, vai a perdere leggermente perché c'è una piccola fossa, diciamo. C'è una piccola. Lo so, però Sì, è purtroppo il vero. regolamento è questo, Sì, no, c'è indubbio. poco da Al di fare. fuori di questo, no, dico che oltre il danno la beffa, perché Eh sì, oltre a appunto. sbagliare, oltre ad andare sull'interno, non ci guadagni nemmeno nulla, ecco. Vabbè, Sì, è comunque. vero, infatti. Comunque, dico, veramente peccato, perché comunque, io ripeto, Gianluca è imprendibile, però speravo per il secondo posto, per la seconda volta, diciamo. Di prendere più punti, prendere vantaggio su Giammello. Ne poteva approfittare, peccato. Vediamo. Intanto Giammello deve prendere parte, credo, domani. Anche Giammello su questo tracciato è abbastanza veloce, vediamo cosa riuscirà a fare. Nella peggiore delle ipotesi, al momento, con queste penalità che vengono inflitte a Gianluca, tu hai il secondo posto. Peccato, io bocca al lupo sempre a tutti, sia della mia classe che a tutti i partecipanti, però Vabbè, certo, le gare ovviamente sono anche sì, queste. certo. Va bene, ragazzi, come sempre non c'è nulla da dire, siete spettacolari in tutto e ovviamente ci prepariamo per la prossima tappa. Grazie per la partecipazione, Gianfranco. Ma grazie a voi, mi diverto come un pazzo, veramente. Complimenti ancora comunque per la tua manche, perché. Certo. E ci rivediamo per la prossima tappa. Sicuramente. Alla prossima, allora. Ok, buonanotte, Buona grazie serata e ancora. buona. Ciao. Buona, buonanotte, ciao ciao ciao. User was moved out of your channel. Allora, siamo giunti veramente agli sgoccioli per questo turno B, che è andato abbastanza bene in definitiva. Gianni, forse mi dispiace veramente per Lamendola, se per le penalità che andrà a subire probabilmente.
Eh sì, mi dispiace anche a me perché ha fatto una gran gara veramente, no, una gara. No, ma poi non ci voleva proprio quel taglio proprio lì, non serviva a nulla. Quindi niente, vabbè, ormai è andata così. È andata così. Aspettiamo solo l'ufficialità poi di quello che accadrà. Sì, vabbè, questo è ovvio. Comunque, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito, spero che la diretta sia stata di vostro gradimento e che vi siate divertiti, e a noi non ci resta altro che salutarvi e darvi appuntamento a domani sera per il turno C, che in cui ci saranno altri sim driver. Ci saranno più concorrenti domani sera, a quanto vedo. Sì, ci sarò anche io, quindi sì. Che sono chiamato ad una grande prova, vedremo che cosa succederà. E niente. Un saluto a tutti qui dalla Santo Stefano Gambari, dalla cabina del team Chrono Factor Live con Lelo Pedisano e Gianni Portorieri. Buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti, grazie di averci seguito ancora.